Ciao a tutti! Oggi un nuovo video sui migliori accessori on the go! Mi chiamo Letizia, sono ingegnere e designer e nel mio canale vi parlo di design, soprattutto di interni e del verde. Come vi ho appena accennato, oggi sarà un video leggermente diverso dal solito. Infatti oggi vi parlerò di accessori. Accessori per chi? Per tutte le persone che sono sempre perennemente in giro, quindi per pendolari, viaggiatori, per chi non è mai in casa. E quindi ecco la lista dei 20 accessori che secondo me bisognerebbe sempre portarsi con sé. Per chi è sempre in giro è indispensabile potersi portare dietro da bere o da mangiare. Per questo vi propongo come prima cosa Phil la bottiglia. Come potete vedere, sembra quasi più un libro che una bottiglia con questa forma. È stato studiato infatti apposta per poter essere messo in borsa o in zaino, occupando il minor spazio possibile a parità di volume con una normale bottiglia da mezzo litro d'acqua. È disponibile in diverse versioni per tantissime città e per ogni città ci sono le indicazioni su tutti i luoghi in cui potete trovare acqua potabile. Un'altra bottiglia dalla forma particolare è questa della Monmento che si chiama MB Positive M. Anche questa tiene mezzo litro d'acqua e ha una sezione che è quasi quadrata. L'altra particolarità di questa bottiglia è l'estetica. È disponibile in diverse colorazioni e fantasie e la parte superiore è in un materiale antiscivolo uguale al tappo. Sempre della Monbento vi voglio far vedere anche la scatola bento, che è un portapranzo, insomma per portarsi dietro, come diciamo noi milanesi, la schiscetta, che oltre ad essere veramente molto carina è anche super funzionale perché ha due comparti, due tappi con guarnizioni che vanno a chiudere oltre al coperchio superiore che è colorato e poi ha anche una piccola parte che può essere utilizzata per delle salsine. È lavabile in lavastoviglie, ad eccezione del coperchio, è utilizzabile in microonde, in congelatore, è ermetico e le guarnizioni sono antibatteriche e in più è in un materiale completamente riciclabile. Ha un design ispirato un po' allo stile minimalista giapponese e come vedete ha un elastico che tiene chiuso il tutto ed è disponibile in diverse colorazioni e diverse fantasie. Se però non avete a disposizione un microonde e avete bisogno di mantenere il vostro pasto caldo o anche freddo per qualche ora, potete usare sempre dalla Monbento questa tazza che si chiama MB Element. Anche questa è disponibile in diverse colorazioni, ha un design veramente molto molto carino e mantiene il vostro pasto al caldo o al fresco fino a 10 ore. Mi raccomando, non può essere messa in microonde, però può essere lavata in lavastoviglie. Ancora più compatta è la MB Capsule, sempre della Monbento, e disponibile in due colorazioni, 0,28 litri. E questo mantiene il contenuto al caldo o al freddo per circa 5 ore. Se portate con voi il pranzo avrete bisogno ovviamente anche delle posate e la Monbento ovviamente ha pensato anche a questo facendo diverse tipologie di posate portatili con confezioni dal design davvero molto carino ed ergonomico. Un altro accessorio sempre utilissimo da avere con sé è un coltellino svizzero. Noi siamo abituati ad associare i coltellini svizzeri al colore rosso, ma in realtà la Victorinox fa coltellini di diverse dimensioni con diverse colorazioni e anche fantasie. Sul loro sito potete trovare infatti diverse edizioni e addirittura quella che scorre è una edizione limitata che è stata dedicata alla Sicilia. Per chi ha bisogno di lavorare quando è in giro, e però non ha a disposizione un computer portatile, ma solamente un tablet o uno smartphone, è molto utile avere una tastiera Bluetooth. Questa della Tucano che vi propongo è molto bella esteticamente, anche per questo colore azzurro aviazione, ed è molto funzionale come design perché è veramente super sottile, molto compatto e ha una parte che può essere piegata e che fa da supporto per il vostro tablet o smartphone.
Se invece avete la necessità di portare con voi il computer portatile, esistono diverse custodie in commercio apposta. Ve ne propongo due. La prima è del marchio Ergonomics e, come avrete inteso dal nome, è veramente molto funzionale. Ha una parte che può essere piegata e che fa da supporto al vostro laptop. Se aperta, ha anche una parte che vi può essere utile come tappetino del mouse e in più ha una maniglia molto comoda per poter essere portata in giro. Se non vi serve avere un supporto per il vostro computer e non volete assolutamente rinunciare all'estetica quando lo portate in giro, vi propongo il marchio Ideal of Sweden. Sul loro sito trovate diverse proposte per i portatili. Quella che io preferisco è questa, che è disponibile in due colorazioni per computer da 13 pollici o da 16 pollici. Come vedete, ha anche una tracolla. E ha degli inserti in metallo e più che una borsa per computer sembra una normale borsetta. Per chi è sempre in giro è indispensabile avere con sé anche un power bank. Oggi ve ne propongo due che secondo me sono perfetti sia per design che per compattezza. Il primo che vi propongo è del marchio Moji. È disponibile in due versioni a seconda della tipologia di cavetto che vi serve. E la custodia è disponibile in diverse colorazioni, si può avere in grigio, rosa o blu. Come vedete dalle immagini, è veramente piccolissimo e la custodia serve per proteggere i cavetti. Il secondo che vi propongo è della Lexon, che è un marchio che ha fatto di design e compattezza i suoi punti forti. Il Nomadei Powerbank è disponibile in diverse colorazioni, sembra quasi una torcia dal design. Ed è molto comodo secondo me perché è dotato di un moschettone per poterlo agganciare a portachiavi, borse, zaini, insomma tutto quello che volete. Oltre ad avere una grande capacità di ricarica, è anche molto funzionale e molto bello. Se siete in giro, soprattutto di sera, è molto comodo avere anche una piccola torcia. Questa, che è dotata di moschettone e può essere quindi attaccata al portachiavi o può farvi direttamente da portachiavi, è sempre della marca Lexon, è disponibile in quattro colorazioni diverse e si ricarica in circa un'ora tramite porta USB-C. Per chi non solo è sempre in giro, ma è sempre in viaggio, è utilissimo, se non indispensabile, avere anche degli adattatori per le prese di corrente. Questo della Zendure è il Passport 3, non è ancora in vendita, tra meno di un mese però sarà disponibile su Kickstarter. E come vedete è veramente molto carino e molto compatto. Sto stressando tanto sulla parola compatto, però effettivamente avere in borsa degli oggetti che vi occupano il minimo spazio possibile è indispensabile se dovete portare con voi tante cose per un periodo prolungato di tempo. Per chi non può rinunciare alla musica quando è in giro, o per chi semplicemente ha bisogno di fare delle telefonate senza avere una marea di cavi che si attorcigliano, sono indispensabili delle cuffie Bluetooth. Quelle che secondo me uniscono al meglio design e funzionalità sono queste del marchio Urbanista, che è un marchio scandinavo, che esteticamente sono molto belle perché hanno questo design minimalista e sono disponibili in diverse colorazioni, ma in più hanno come particolarità la funzione di riduzione del rumore e la modalità ambient sound, che significa che quando l'attivate potrete comunque ascoltare le voci delle persone attorno a voi anche se state ascoltando della musica. In più, se siete veramente in giro per tutto il giorno, queste cuffie non avranno bisogno di essere ricaricate perché la batteria dura, udite udite, 30 ore e la custodia vi ricarica le cuffie. Per chi però non è amante delle cuffie, ma vuole lo stesso poter ascoltare la sua musica anche quando è in giro, la mia proposta è questa del marchio Lexon, che si chiama Minot-T. Questo speaker è veramente molto bello, disponibile in tante colorazioni diverse, ha un'autonomia di 5 ore e si ricarica in 2 ore circa. Ha una distanza di ricezione del Bluetooth di 10 metri ed è IPX4, che significa che può reggere una pioggia anche forte, però non può essere immerso in acqua. È dotato di moschettone, ma anche una base se volete appoggiarlo su un tavolo. Il secondo speaker Bluetooth che vi propongo è il Mino Più Alu, sempre della Lexon, che ha un'autonomia di 3 ore, un tempo di ricarica di un'ora ed è piccolissimo, veramente piccolissimo.
Il suo fratello impermeabile è l'Exxon Mino X, che è IPX7, che significa che può essere immerso in 1 metro d'acqua per 30 minuti. Alla fine di questa classifica non potevo mettere degli accessori che sono diventati purtroppo indispensabili in questo periodo di pandemia, che sono degli igienizzanti per le mani. Il primo che vi faccio vedere è il Never Go Alone Sanitizing Mist. Questa bomboletta spray contiene 20 ml di igienizzante, è ricaricabile e ha un design veramente molto molto bello e minimale. E il fatto che sia ricaricabile è davvero un plus. La seconda che vi propongo è della Touchland e si chiama Power Mist. È sempre uno spray ed è disponibile in 7 diverse fragranze. Come vedete, il contenitore sembra quasi la boccetta di un profumo ed è molto piccolo, per cui è davvero comodo per essere trasportato in giro. Questo spray, oltre a essere igienizzante, è idratante ed emolliente ed è ad assorbimento rapido, che è molto comodo, quindi non è uno di quelli che ci impiega mezz'ora ad asciugare lasciando nel frattempo le mani tutte appiccicaticce. E in più, visto che serve per essere portato in giro, è anche consentito in aereo. Spero che questo video vi sia piaciuto, per qualsiasi dubbio o domanda scrivetemi pure, fatemi sapere se vorreste che trattassi qualche argomento in particolare e se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e seguitemi. Ciao a tutti!